Allora, spesso diciamo, lo scarabocchio ha questa tendenza a essere pensato come un fenomeno marginale. In realtà lo scarabocchio fa parte proprio della creazione e quindi è un procedimento che è estremamente importante negli artisti e fa parte diciamo, della loro creatività. E quindi questa idea di portare lo scarabocchio era proprio per far vedere come le opere che si pensano sempre con un inizio e una fine, cioè dal primo schizzo fino all'opera finita, in realtà si costituiscono di momenti in cui proprio gli artisti devono svagarsi e rigenerare il loro tratto, diciamo, trovare anche forme che sono latenti nella loro memoria e lo scarabocchio aiuta proprio e partecipa a questa creazione. Quello che forse definisce la mostra intanto è la eterogeneità del materiale, quindi far vedere come questa necessità di disegnare si trova su tutti i tipi di superficie. Quindi partiamo dai disegni su dei fogli e andiamo al fatto del disegno sul corpo, sui tatuaggi, e quindi vedere come proprio questo procedimento del disegno scarabocchiato si trova dappertutto. Direi che il fatto di riunire questa diciamo, varietà, di opere è di per sé molto importante. Sicuramente fanno parte del processo creativo e forse quello che fa vedere la mostra è come da una diciamo, zona marginale, quindi dietro le tavole, nei margini del disegno, lo scarabocchio si sposta al centro delle opere degli artisti e quindi sicuramente diventa un oggetto di studio e un oggetto di ricerca artistica estremamente importante, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Sì, in prima età moderna questa pratica del disegno scarabocchiato si svolge essenzialmente in margine alla creazione delle opere d'arte principale, di quelle grandi opere che conosciamo, che sono finite, che sono processo di tutto un lavoro di disegno molto preciso. Nei momenti di svago, di gioco grafico, gli artisti nelle loro botteghe lasciavano divagare la loro penna, i loro carboncini sul muro delle botteghe, sul retro dei disegni, dove avveniva anche un dialogo tra maestro e allievo intorno a questi giochi di disegno. Quindi si può parlare di una pratica di svago, ma anche uno spazio di sperimentazione in questo luogo in cui le regole del disegno, come disegni intellettuali, vengono a saltare e si sperimentano nuove forme.
Le avanguardie ricercheranno in pratiche di disegno anche non artistico, guardando al disegno dei bambini, guardando al disegno degli outsiders, ai graffiti sui muri, ma anche a forme più ancestrali di disegno, come il disegno parietale nelle grotte preistoriche, elementi per rigenerare la propria arte e distaccarsi dalla tradizione, dalla convenzione dell'Accademia. E questo rigenerare del gesto grafico mi porterà anche a mostrare a pieno luce la potenza rigenerativa dello scarabocchio e a farne il soggetto stesso dell'opera. Lo scarabocchio può diventare in età contemporanea proprio una forma di idioma, di linguaggio artistico di per sé.